ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura. Il reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un provvedimento applicativo di misure cautelari emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa su delega della Procura Europea di Palermo nei confronti di 7 persone ritenute responsabili a vario titolo di truffa aggravata, falso in atto pubblico e reimpiego di denaro o beni di provenienza illecita. Secondo le indagini, gli arrestati avrebbero ottenuto contributi europei producendo falsi contratti di compravendita e affitto di terreni già sottoposti a sequestro. Non ce l'ha fatta il 17enne rimasto vittima dell'incidente stradale di questa mattina avvenuto nella zona industriale di Paternò, lungo la strada provinciale 58 in zona Tre Fontane. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato contro un'auto. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Per questo era stata allertata anche l'eliambulanza, che è atterrata non distante dal luogo dell'incidente, ma è deceduto durante le operazioni di soccorso. 100 carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della DDA nei confronti di 19 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi. Le indagini coordinate dalla DDA di Catania hanno permesso di smantellare un'organizzazione criminale che operava nel quartiere Santa Lucia, detto anche Borgata, a Siracusa. Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore sono approdate 1.202 persone. Ieri sull'isola c'erano stati già 19 approdi con un totale di 903 persone. L'hotspot di Lampedusa, dopo la raffica degli sbarchi, ospita al momento 1.430 migranti. È un disturbo legato all'utilizzo intensivo e ossessivo di internet in tutte le sue forme, dalla navigazione sui social network alla visualizzazione di filmati fino al gioco online. La dipendenza da internet in Sicilia ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo l'Atlante dell'infanzia di Save the Children, in Sicilia il 72% degli adolescenti è sempre con lo smartphone in mano. Si abbassa sempre di più l'età in cui si possiede o si utilizza un cellulare, con un aumento significativo di bambini tra i 6 e i 10 anni. La siccità è una piaga che continua ad affliggere il settore agrumicolo siciliano. L'allarme arriva dalla Coldiretti, che ha espresso preoccupazione per la situazione attuale dell'annata agrumicola. Mentre i campi rimangono a secco, la legge di riforma dei consorzi di bonifica nel dimenticatoio, scrive in una nota l'associazione. La mancanza di pioggia incrementa infatti i costi di produzione. È indispensabile una programmazione idrica che garantisca la produzione. E chiudiamo con lo sport. Cristiano Lucarelli è da ieri il nuovo allenatore del Catania, dopo l'esonero di Luca Tabbiani. Il livornese, che ha già diretto il primo allenamento nel rinnovato Cibalino, è stato presentato dal vicepresidente Vincenzo Grella. Lucarelli, felice per il suo ritorno a Catania, ha chiesto pazienza ai tifosi almeno fino a Natale, quando poi sarà possibile intervenire sul mercato per portare a Catania quei 4-5 rinforzi che il tecnico ha chiesto. Esordio sabato alle 14 contro la Turris al Massimino. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima edizione dell'Informazione Flash di Futura.